Salve a tutti, sono Deron Gamer e benvenuti all'ultimo episodio di Unravel 2. Sì, perché quest'oggi le avventure un po' lanuginose di me e l'assistente giungeranno al termine. Passeremo dal fuoco della foresta in fiamme alle tumultuose acque di un fiume in piena, mentre cercheremo ancora una volta di portare la lucina in salvo. Buona visione! Vai. Tiri, ok. Buono, aspetta che c'è l'incendio, da me, come ho detto. Scotta, aia. Sì, ma sotto c'è la dinamica del fuoco è fetente per chi è fatto di lana, ma non vale. Mi unisco io stavolta, ok. Andiamo di surf ancora, oh mio dio. Ok, piano, attenzione. Oh madonna, è venuto giù il coso all'improvviso. Ce la fa? Sì. Oh, l'acqua, io rimarrei lì per tutta la vita. Ok, sì, vabbè. Lo vedi? Qua? Oh madonna, non l'avevo neanche visto. Perfetto. Opla. No, vabbè, ma è stra-ansiogena sta parte, Cioè, il gioco è passato ad essere molto semplice a... Oh, cacchio, qualche volta sto morendo. A porca di quella porca 70.000 decessi. Aspetta, allora, mi separo anch'io. Allora, questo si può spostare di certo. E lo possiamo mettere un po' più in alto. Poi, allora, vediamo se riesce a saltare sopra in qualche modo. Se ce la fa, ok. Ah, dobbiamo usare la lucina che si è rotta di nuovo. Vai, riesci a andare su. Aspetta, io provo ad andare dall'altra parte. In teoria, adesso che lei mi ha fatto sto lavoro, io posso... Ah, e neanche tanto però. Ok. Oh mio Dio. Perfetto. Lucina, io ti picchio male se ti fai distruggere di nuovo, Ragazzi, che state combinando? Ma tu erano lì da quarto d'ora. Comunque abbiamo la conferma che era una ragazza, effettivamente. Una ragazza o un ragazzo? Sì. Lola, hai preso il colore della ragazza. In realtà il personaggio di Londra dovrebbe essere rosso. Questo è vero. Perfetto, assistente, venghi su. Dovrebbe essere che blu. L'incendio è stato così gentile. Vabbè, aspetta, c'è un fiume, l'incendio non può passare attraverso il fiume. Dici? Che ne so, con la nostra sfiga è possibile tutto. C'era di qua l'incendio ad aspettarci, era già arrivato prima, ha fatto il giro. Attenzione, che qua prevedo incendi e porchi. Lucina dice giù. Ok. Oh madonna. Io la tengo, lei scende, ok? Un po' più rapidamente? Un po' più elegantemente. Aspetta, okay. Ma io come arrivo? Dalla corda. Ma io se io cado c'è il fuoco sotto. Attaccati lì a fianco a te, c'è il gancio. Ah, non me l'ho accorto. Ok. Molla. Aspetti. Arrivo. No, non mi si staccava, a posto. Ti ho visto morire. Non mi ha visto morire, non ha visto. Oddio, dobbiamo lavorare con i cartelli stavolta. Allora, io mi sto fermo qua su e lei dondoli in teoria verso l'altro lato. Ce la fa? Occhio che c'è un po' di carboni ardenti sotto. Uno. Ok, uno l'ha fatto, buono. Aspettami. Ah, io l'aspetto, tranquilla, sento solo un po' di odore di bruciato. Mi giri il cartello. Tiri. Ok. No, ok. Per un secondo mi ero cacato. Occhio ai carboni ardenti, Aspetti. Arrivo. No, questi sono fermi. Si aggancia a me. Vai. Non se l'è fatto dire due volte, Ok. Sopra là. Ok, si stacchi e mi sa che lei deve dondolare fino ad arrivare dall'altra parte. Scherza. Oh mio Dio. Sì, a quanto pare sì. No, oddio il fuoco. No, beh, c'è parecchio. Oddio. Ok, buono. Fair. Ok, tocca a me, vero? Prendi il sia buona. Non mi faccia ansia, che già mi faccio ansia da solo. Ok, buono. Ma posso, può scendere in tranquillità. Ok, allora, uno, due. No, mi sa che qua è meglio se va lei. Ma basta. Ci danno il copio. Ho il rametto in fiamme. Grazie, molto gentile, sa com'è. Ok. Ho il rametto in fiamme. Sì, a quanto pare sì. Cosa ha fatto? Okay, si poteva passare, mi sono cagato la vita. Non so cosa ho fatto. Si è fermata in aria come dire, no, cambiate idea, torniamo indietro. Non mi piace. Ok, costruzioni umane. C'era fuoco dietro di noi? Non lo so, lei si è girata pericolosamente a guardare dietro. Cos'è? Un cavallo? No, un alce? Un bue? No, fermo! Aspetta, cerchiamo su Google. No, aspetta! Addio, assistente. Il mio popolo ha bisogno di me. Cioè, ci sono dei cavalli lì dentro, stanno morendo bruciati. Dobbiamo liberare i cavalli. È diventata la pubblicità della Maro Montenegro all'improvviso, mi sa, Salviamo i cavalli! Aspetti. Aspetta, quel coso lo vedo un attimino instabile. Vai. Aspetti un secondo. Che qua è tutto in legno, porco cane. Ok. Tap. Ok. Perfetto. Olè. E qua? Di qua. Cioè, c'è la catena là sopra, ma no, andiamo a fare il percu. Si stente tua cugina. Non lo so, cugina. Io ho toccato qua. Mi sono riuscito ad aggrappare per gran botta di cure. Aspetti. E lei dondola intanto. Sì, ma ok, sono dentro. Le ho detto di non andare avanti.
Andiamo avanti, che è meglio. Andiamo avanti, che è meglio. Salviamo i cavalli, salviamo. Salviamo anche noi stessi, che non sarebbe male. Ah, porca paglia! Ok, ok, corri. No, no, siete. Porti via questo, veloce, 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 veloce. Ok, ok. Parkour. Ah, parkour di nuovo. Tentercure. Ok, ce la posso fare. Assistente, si fidi di me. Non tanto, in realtà. Non si fidi minimamente di me. Ok, ok. Sì, lo so. Petti. Qua si staccherà tutto sicuro. Ma perché non sto zitto? Il gioco ha laggato. Si è spaventato anche il gioco. Ok, devo grapparmi sopra. Beh, come? Così. Si brucia il sotto, non mi ero accorto. Ok, ok, ok. Bisogna essere veloci perché c'è la paglietta e quindi si brucia tutto in fretta. Di qua. Sì, ok. Ok, corri. Sono caduto più sotto, io sono arrivato prima. Ho dato una smusata della serie, perché no? Tanto che ci siamo. Ah, qua ci si può appendere. Ok, a posto. Ok, sì, ma viene giù tutto qui. Lucina. Aspetta, mi sono caccato. Minisco io a lei, fotosega. Non sei. Oddio. C'era la piglia. Madonna santa, cos'è qua? C'è la piglia lì sotto. Cioè, siamo in un fienile pieno di paglia e legno. Cappallo. Ciao, cavallino goloso, vuoi un po' d'acqua? Ti salvo io. Aspetta, siete. L'ho visto. Provi a schizzare più volte, magari. Non riesco a salire, dammi un attimo. Ok, perfetto. Ok, forse così diamo una mano al cavallo a passare. In teoria c'è una manopolina lì. Ah, si può spostare il tubo. Vai, Lon. Ok, aspetti, adesso io vado indietro a riattivare il coso. Porti pazienza. La telecamera un po' fettecchia. Arrivo. Ecco qua, ho schizzato tutto io, eh. Ok. Come schizzo io, pochi ci riescono. Ragazzini, io mi leverei di lì, però, se passa il cavallino goloso. Ah, posto. Grazie, hanno aperto anche noi. Via, via. Perché a noi nessuno dà una mano, porca di quella porca. Due disadattate in fuga, oh. Una cantina, un tunnel. Eh beh sì, con la porta in legno ti proteggerà tantissimo dal fumo, eh. Ah, il nostro compito è finito, il nostro popolo ha bisogno di noi. Ho tratto un'altra lucina io nel frattempo, eh. Io anche l'avevo vista, avevo il fuoco e la lucina. Ok, a posto, andiamo. Sì, abbiamo... Oh, traumatico sto coso. Quante volte siamo morti? Siamo morti più volte in sto livello che nell'intero gioco. Ah, in parte all'estintore, notare. Il portale era in parte all'estintore. Mi sento preso per il chiurlo, ma tantissimissimo. Bello comunque sto livello, porco cane. Ne ho presi pochi. Vabbè, fotte sega. Avevamo quel più leggerissimo rischio di incendio. Vabbè. Buono, quindi in teoria dobbiamo andare sopra. Ok, piano. Che modo strano di salire le scale, ma vabbè, dettagli. Oh mio Dio, è pieno zeppo di gente. Dei protestanti. No, com'è? È perché c'è gente incavolata e dice protestanti. No, sono degli zombie. Sì, sembrano zombie in effetti. Luce. Ok, capitolo 7, le rapide. Saltiamo dal fuoco all'acqua, assistente, le va? Rapidiamo? No. Ah, ritorniamo dopo l'incendio, mi pare giusto. Chissà come sarà accaduto, io non c'ero. L'ho letto ieri sul giornale, guardi. Ok, aspettate, quando usciamo da destra? Cioè, lo scopo della nostra vita è inseguire le lucine, eh? Ma vabbè. Ah, c'è anche lei, assistente, per un secondo. Ma come andiamo? No, si va verso destra. No, assistente, si va sempre verso destra. Non si va, verso sinistra. Questo mi causa enorme confusione, voglio essere onesto. Sì, fanno a porta. Ma cos'è? Un raspo! Ora c'è raspo. Perché lei si eccita troppo per le rane? Mi dà un secondo, assistente. Così il fuoco non ci fa del male. Ma non credo ci sia neanche più fuoco. Guarda, cambia che colore! Davvero? Ah, sì, sono più scuro se guardo. Ah, ok, perfetto. Sono contento per lei. Olè! Olè! Cosa che non hai visto, che nell'acqua c'era lo stronzo, c'era. Che cosa? Quello! Cosa? Non ho visto. Ah, c'era l'oscurità? Rospote! Non mi ero accorto se... Si sente? Senti, chi è il controller difettoso? Ah, non è una scusa. Chi è che ha il controller difettoso? Chi è che ha il cervello difettoso? Tu. Appunto, grazie karma. Ok, Così se uno cade e l'altro lo piglia per il culo. Tira su, abbastanza corda. Ok, ok. Ah, come tattica non è male in effetti, Aspetti. In effetti, aspetti. Ok, venga. Buono. E intanto lei non c'ha bisogno. Ah, c'aveva bisogno anche lei. Ogni tanto anche gli assistenti cadono. Come il pirla del Long Gamer. Ok, a posto. Ragazzini, cosa? Li stanno ancora inseguendo. Ah, che bue balle. Ma perché? Ma lasciateli stare, questi petofili che ti inseguono dovunque. Oh, ma dai. Allora, vediamo stavolta cosa dobbiamo fare. Questo si sposta? Lo possiamo spingere anche noi. Oh, ok, così si può spingere. Aspetti. Se io scendo di qua, la cordicina è attorno. Quindi se lei lo spinge tutto a sinistra, io posso comunque tornare su ferma. Però proprio in là? Non va proprio in là? Posso andare sotto? No, non posso andare sotto. Lei può andare sotto. Io glielo tengo di qua, lei va da sotto. Perfetto, parkourizzi tutto.
buono. E ora? Devo andare. Bisogna andare là. Resta qua un attimo. Oh, cosa ho fatto? Vai si giù. Può spostare il meccanismo. Ok. Quindi se adesso giriamo questo. Oh! Tutto a sinistra, buono. Ok. Ora che io torno sulla leva, questo si dovrebbe girare verso l'alto. Molli, 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 molli. Ok. E una l'abbiamo raggiunta. L'abbiamo presa. Ah, l'abbiamo presa. Quindi stavolta sono da collezionare, tipo. Buongiorno, buon salve. Adesso stanno inventando nuovi meccanismi. Quello fa scendere il carico. Quindi ci basta toccare. Le lucine fanno una sorta di percorso. Assolutamente non pericoloso. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Vada lei stavolta. Che cazzo. Oh, mi fido, assistente. Io no. Che ha fatto? Oh mio Dio. Può usare i cosi? Ok. E adesso? Ce la fa arrivare? Troppo alto. Troppo. Cosa sta facendo? Ha trovato nuove parti di... Ok. Ci è arrivata per gran botta di cure, lo ammetta. Hai capito. Allora, mi abbassi il coso. Non. Petti. Petti. Coro, 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 coro. Ok. Questo mi permette di... Stacchi, stacchi, stacchi. Così posso fare così. Così. Posso andare su ancora? Oh! Perfetto. Così io posso far cadere questo. Ok. Credo che abbiamo attivato cose. Non sì, meglio l'abbiamo proprio attivato. Fammi tornare indietro. Ah, torni un po' indietro. Buono. Prendo così questo. Che io posso arrivare alla ruotina. Mi serve giusto un po' più di filo. Ok. E metterla... Oh! Ora devo... Aspetta, ho capito. Attivare questo. Stare sul cosino lì. Ottimo. E questo blocco... Oh, che automatizzerà il tutto. Buono, ora in teoria dovremmo poter andare tutti e due sotto. Via. E spostare questo di lato. Infatti io resto sopra. E lei lo sposti? Ok, buono. Aspetta. Ok, ok. E ok, ce l'ho fatta, venghi su. Oh, madonna che complicato che lo sono andati a fare. Mio Dio. Perfetto, e adesso gira di nuovo. Gioco cominciano a girare anche a me. Siamo caduti malissimo. Abbiamo l'ho trovato, trova io. Cina. Oddio. Da, buongiorno, scusate, sono caduto male dentro. Vai giù. Aspetta. Allora, io le tengo attivato il meccanismo, ok? E lei deve divertirsi a parkourizzare. Adesso, vieni su. Allora, vengo su io così riavvolgiamo un attimino il filo. Aspetti. E io vado giù. Ah, va giù lei? Ah, adesso mi devo divertire io a parkourizzare. Ma che gentile assistente come... Premuroso lei. Aspetti. No, 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 mi si è bloccato il coso. Ok, così lei può buttare giù la ruotina e il meccanismo si automatizza. Il lancio preciso dell'assistente. Ok, e ora tiriamo le leve. Yeah, yeah. Che bella la coop. Ok, devo tirare prima la blu e poi la rossa, ecco perché. Io sto ancora tirando, lei? Anch'io. Nel dubbio. E abbiamo aperto le chiuse. Oh! Abbiamo salvato i bambini. Sì, ok, abbiamo anche affogato due poveri pedofili innocenti. Oddio, oddio. Te davvero siamo passati dal fuoco all'acqua? Vieni, vieni. Oh, che è stato? Che è stato? Ok. Possiamo fare i salti doppi. Bisogna stare attenti allora all'oscurità. Ok, aspetti. Ok, madonna. Non era meglio unirsi, no? Non assolutamente. Ce l'abbiamo fatta, No, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Aspetti, piano, con calma. Ok. Sì, vabbè. Sì, vabbè, ok. Che assistente, stavo saltando anche lei però, perché di quella porca. Sono diventata una bellissima fata. Arrivo, 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 arrivo. Siamo tipo Super Saiyan. Ok, sì, come poi è successo? Ok. Saltare sui muri, il gioco dice che ci ricaricherà il doppio salto, eh. Oh, cos'è? Ci possiamo appendere alla luce. Sì, a quanto pare sì, la luce è diventata Super Saiyan peggio di noi. Che figata! Come hai fatto? Ho fatto il doppio salto. Ok, come sono mollato, ho fatto il doppio salto. Ah, guarda, si può prendere anche 70 volte la luce. Oh, si sente quando vuol scendere. Ed è riuscito a sbagliare il salto. Ah, se facciamo così, possiamo fare il salto così, poi saltare. Ok, ok, venga, venga, venga. Quasi. Si tiri su a posto. Ho capito. È che io salto anche quando Ah, sì, anch'io per quando mi cacco salto in continuo. Oddio, aspetta. Ok, la prendo. Perfetto. Ah, c'è il coso anche qua. Ok, se viene più avanti c'è il coso. Perfetto. Oddio, assistente. Venga, senza un problema. Ok, si aggrappa il coso. Faccio tipo Tardan. Ok, sì, okay. È andato anche troppo avanti. Ok. Vai troppo in avanti. Porte sega, nessuno mi può fermare. Nemmeno tu. Porca miseria, sto per morire. No, aspetta, io sto per morire. È troppo figata. Sei uno
fatto! Si unisca a me. No, sì, si unisca a me, dai. Ci ho provato! Ma fai finita! Non ho fatto niente, guarda, sta facendo non, sta, non! Non sto premendo nulla io, ma non stavo premendo nulla io! Si fidi di me, assistente, so esattamente quello che sto facendo. No, aspetta, Lucina, dammi qualche altro secondo che non ho la più pallida idea di quello che sto facendo. Lucina, qua! Sì, vabbè! Mi si è un attimino buggata la Lucina, eh. Dovrebbe mancare tanto ormai. Ok. 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 Guardatelo, The Long Gamer. La leggiadria ogni tanto. Sto per farle boiate, vero? Sì. No. Dia buon assistente. Dia buon assistente. Cosa sto facendo con la mia vita? Cosa ho fatto? Non lo so. Cosa è successo al The Long Gamer? C'è un barile lì. Vabbè, ok. La vedi la Lucina? Sì, l'ho vista la Lucina. Stavo anche guardando il filo nelle rapide. Buono. Piano. Ok, vabbè. No, aspetta, no. Gioco non perfettente, aspetta. Ok. Salto doppio. Oh, maddo. Sì, vai, ma dove vivono sti tizi, peraltro? Scusate. Oddio, l'acqua. Oddio, l'acqua. E qua? Dai, su. Ce la faccio, a parte pazienza, c'ho il tipo i salmoni. Sto effettivamente facendo un po'. Oddio, adesso c'è una bella di salmoni, si sente aiuta, basta. Buono. Oh, mio Dio, sì. Quante acque c'è? Noi altro che altissima, purissima, levissima. Sono vada! Una trota! Ci stai una trota! Faccia attenzione che se cambia una lettera diventa una frase ambigua. Ok, a posto, e vabbè. Perché tutto sto viaggio? Qual è lo scopo? Dove andiamo? Chi siamo? E perché? Ok, vada, vada, non rompa il ritmo, si sente il ritmo è la chiave di tutto. Okay, brava. E mi ha un po' rotto il ritmo, però, Ha rotto il ritmo dell'imperatore! Ok. Oh, aspetti, penso da più in su. È il rumore dell'acqua che dà fastidio. Sì, sì, abbastanza. Oddio, Dio, tracorto, no, ce la può fare. Madò, che casino. Il paradiso delle rapide. Aspetti, allunghi un po', perché dovremmo essere arrivati ormai. Ok. Dai, oh madonna, le acque stanno diventando un attimino intense. Aiuto. Per fortuna che la nostra lana bagnata non ha problemi. Su. Arrivo, arrivo, arrivo. Oh. Che bisogno c'era di mandarmi su, peraltro? Vabbè, vabbè, passo sotto il ponte di baracca. No, no, sono salito sopra. Neanche a farlo apposta. Sopra. Oddio, cos'è il castello adesso? Che cacchio? Ma dove siamo? Gente, gente, gente. Sono tutti che inseguono i bambini adesso. È la città di pedofili, a quanto pare. Ci muoviamo in profondità. Questa cosa mi causa problemi. Che succede? Ok. Io non ho capito una ciolla della trama di questo coso, eh. Oh, oddio, le figure oscure attaccano il faro. No, sono entrati. Aspettate, ma noi abbiamo la luce adesso, in teoria siamo a posto. Sono riusciti a prendere il mega lucione, eh? Mi sa di sì, con la luce ipercaricata. E siamo a posto, cos'è? È un gomitolo rosso. È il protagonista del primo? Sì. È del primo Unravel. Quanta gente c'è? Non mi dire che tutti erano nel mondo a cercare la luce? E quindi il potere combinato di tutti loro ha permesso di avere una mega luce per cosare il faro? Probabilmente la città era in preda all'oscurità nel vero senso della parola, ecco perché inseguivano i bambini. Boh. Mettiamola sul filosofico, psicologico, metafisico e via dicendo. E lui disse: Alan Wake, sei tu? La faccia della luce. Era bella potente. Sì, perché siamo partiti con l'oscurità e la nave che naufragava. Beh, sul loro video non si è visto, perché l'abbiamo tagliato perché c'era la musica iniziale. Però il gioco era partito così. Oh, così proprio. Ma te lo fai finire così brutalmente? Ma non ho capito un cazzo. Ok, ammetto che la trama in sé non l'ho compresa minimamente. Allora, l'amore forma dei collegamenti tra di noi, ma non per cercare di bloccarci. Sono nati per cercare di salvarci se noi cadiamo o aiutarci a salire più in alto. Sì, a volte le cose si rompono al di là della riparazione, ma possiamo sempre costruire qualcosa di nuovo. Se il nostro fuoco si spegnesse, ci vuole una singola scintilla per farlo ripartire. Non importa quanto le cose possono diventare oscure, possiamo tutti fare in modo di illuminare la via. Possiamo fare in modo che questa vita diventi bella, sia per noi che per chiunque altro. Tutti ci meritiamo di essere qui, qualunque forma o colore noi abbiamo. Grazie per aver giocato ad Unravel 2, speriamo che vi sia piaciuto. Non ho capito un cazzo. Sì, la trama non si è capita, ma a quanto pare comunque loro erano tutti uno di un colore differente e forma da quell'altra, ma si sono uniti per creare qualcosa di unico, ovvero la luce. Oddio, era molto metaforico in effetti, però da un punto di vista di puzzle game, un 10 lode.
Onestamente, uno dei platform barra side scroller e via dicendo migliori degli ultimi anni. Graficamente hanno fatto un ottimo lavoro. Gli ambienti erano sempre variegati, gli enigmi abbastanza variegati. I porchi erano variegati? Si sente i porchi che non abbiamo tirato. Gioco carino, mi spiace che non l'abbiano seguito in molti, purtroppo. Però dai, è stata una bella avventura, breve, tanto anche farla più lunga sarebbe stato snervante. Assistente più di qualche volta ha tirato controller verso il muro. Questo gioco mi è costato 626 euro di controller. Ormai su Amazon ne ordinavo a pacchi di 10. Mm-hmm. Vabbè, buono, dai. Comunque gioco apprezzatissimo. No, assistente, non mi rientri nel livello. Assistente, cosa fa la sua? Ah, è arrivato non adesso. Non sapevo dove ero. Ah, ok. Dicevo, gioco che personalmente ho apprezzato un bel po'. Spero che vi sia piaciuto anche a voi che siete rimasti con noi fino alla fine. Ma per questo episodio allora è tutto. Lasciate un bel mi piace se anche voi siete divertiti. Candidati a crescere. E noi ci vedremo in un altro gioco. Ciao ciao!